Ciao scheletrine e scheletrini! Se avete visto il video della canzone A Bobo Daus di Sabrina Marchetti, riconoscerete sicuramente il mio outfit. Come promesso, ecco finalmente il video urbex della location dove abbiamo girato il video, la fabbrica del male. Quindi sigla e video! Ciao a tutti, oggi io e il Pink Fluffy Unicorn siamo alla Fabbrica del Male. Ebbene sì, il luogo abbandonato dove ho girato il video a Bogo Daus con Sabrina Marchetti, quindi adesso seguitemi in questa esplorazione molto molto creepy. Per addentrarsi all'interno di questo labirinto del dolore, basta aprire semplicemente un cancello e poi inizia un viaggio in un luogo molto molto inquietante chiamato appunto la Fabbrica del Male. Basta iniziare a percorrere i lunghi corridoi per capire che questo posto è tutto fuorché rassicurante. Questo luogo, dopo la chiusura, è diventato teatro di scorribande giovanili e vandali che hanno sfogato la propria frustrazione rompendo di tutto di più. Vi chiederete voi perché è conosciuto con il nome Fabbrica del Male? Ve lo spiego subito. È così chiamata perché infliggeva dolore e morte a numerosi animali, come gatti, cani, conigli, cavie, che venivano minuziosamente collocati in apposite stanze e gabbie per diventare forse nemmeno dei semplici numeri, servivano per gli esperimenti. Questo luogo dell'orrore aveva diversi nomi, prima Fardeco e l'ultimo QMED, che chiuse nel 2011 perché assorbito da un'azienda svedese che trasferì il tutto in Brianza. Nel 1991 questo sito venne sequestrato per irregolarità nella gestione dei rifiuti e per l'alta concentrazione di materiali tossici. Iniziò dunque un'operazione di bonifica, non ancora ultimata. Sicuramente l'aria che si respira all'interno di queste mura è molto sinistra e non si può fare a meno di pensare ai poveri animali che persero la vita qui dentro. Guardare questo cartello mi mette alquanto i brividi, in quanto indica la posizione esatta degli animali. Qui sono dove venivano rinchiusi i cani, i quali chissà da dove provenivano,
magari venivano accalappiati perché randagi, magari allevati per morire. Si sa per certo che questi cani non videro mai la luce del sole o toccarono l'erba fresca. Per esplorare questo luogo in maniera approfondita mi ci sono dovuta recare per due volte. Per questo motivo potete vedere delle ripetizioni, ma le ho lasciate volutamente. Il medesimo crudele destino dei cani aspettava anche gatti, conigli e cavie, che venivano rinchiusi in gabbie ancora più piccole come queste. Sebbene questo luogo sia decisamente macabro, mi tenta sempre di più ad esplorarlo in maniera approfondita, passando e ripassando tra le gabbie, specialmente in quelle che rinchiudevano i cani, probabilmente perché sono anch'io proprietaria di cani e non mi capacito che questi meravigliosi animali abbiano potuto trovare morte e sofferenze qui dentro. Infatti qualcuno l'ha scritto.
Con tanta tristezza lascio questo luogo di dolore e vi ringrazio per la visione, la maledita Feliz. L'esplorazione alla QMed è terminata, quindi io e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion e seguitemi su Facebook e Instagram come la maledita Feliz. Alla prossima esplorazione, ciao ciao!